Al termine della seconda udienza del processo Isochimical, Samantha Della Porta e il GUP del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha deciso di ammettere le costituzioni di parte civile dei sindacati, delle associazioni, in particolare quelle di Borgo Ferrovia e di tutti gli operai che hanno lavorato nella fabbrica dei veleni, anche quelli al di fuori dei 231 costituiti. Insomma, un passo in avanti importante quello registrato oggi al Samantha Della Porta, così come particolarmente rilevante dal punto di vista giudiziario, ma anche simbolico, la modifica del capo di imputazione relativa ad un operaio morto. Si tratta di Antonio Graziano di Mercogliano. Per lui dalle lesioni colpose si è passati all'omicidio colposo. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda sono pienamente soddisfatta dell'attività che è stata svolta fino ad ora. Tenevamo molto all'ammissione delle costituzioni di parte civile, soprattutto degli eredi dei lavoratori deceduti, e l'ordinanza del giudice di ammissione ha naturalmente fatto un primo passo in avanti verso una giustizia che stanno rivendicando da moltissimi anni. La prossima udienza è stata fissata per il 12 gennaio. Anche il rinvio che è stato disposto questa mattina è semplicemente funzionale a consentire delle notifiche che da codice di rito andranno e dovranno essere eseguite. Immaginiamo quindi la conclusione della fase preliminare sicuramente prima della prossima primavera.